farvi ridere, sono agitatissime. Io direi apriamo il sipario e buon divertimento. Buongiorno, Negrete Natalia Stefanova. Scusi, sono in grembiule negli
cliché, ma stavamo sgranando i piselli. Si accomodi. Grazie. Come mai non sei fatto vivo da tanto tempo? No, grazie, ho già mangiato. E fumi pure, sa? Anche i fiammiferi. Oggi è una giornata splendida. Ieri invece è piovuto tutto il giorno. I braccianti non hanno fatto niente, ma da lei quanti buchi di pieno ha già fatto? No, guardi, io adesso sono pentita, ma ho fatto falciare tutto il prato e adesso ho paura che mi marcisca tutto il fieno. Ma come? Ma lei è infra? Che bella questa! Ma scusi, va a una festa da ballo? Ma lo sa che lei oggi è un po' più bello? Sul serio? Ma a che cosa si deve tanta eleganza? Dunque, egregia Natalia Stepanovna, il fatto è che mi sono deciso a chiederle di ascoltarmi, anche se so che lei forse si arrabbierà e addirittura si meraviglierà, ma io devo dirle... Ma di che si tratta? Dica, dica pure. Che freddo terribile. Dunque, cercherò di essere breve. Come lei certamente sa, fin dall'infanzia, da molti anni quindi, ho l'onore di conoscere la sua famiglia. La mia povera zia e suo marito, dai quali, come certamente saprà, ho ereditato le mie terre, avevano una profonda stima di suo papà e della sua povera mamma. Per le famiglie Kukukov e la famiglia Lubov ci sono sempre stati rapporti di amicizia, direi addirittura di parentela. Inoltre le nostre terre confinano. Il mio prato del Bove confina con il vostro bosco di betulle. Scusi, scusi se la interrompo, ma ha detto il mio prato del Bove? Ma è sicuro che è suo? Ma sì, signore, che è mio. No. Questo poi, il prato del Bove, è nostro, non suo. No, signore, egregia Natalia Stepanovna. Ma senti che novità! E come fa ad essere suo? Io parlo del prato del Bove che entra a cuneo fra il vostro bosco di betulle e la palude bruciata. Eh sì, sì, proprio quello. Beh, quello è nostro. No, si sbaglia, egregia Natalia Stepanovna. È mio. Siamo seri, mamma Selivich. Da quando è diventato suo? Come da quando? Fin da quando mi ricordo è sempre stato nostro. Eh no, questo è proprio grosso, sa? Nemmeno per l'idea. I documenti parlano chiaro, egregia Natalia Stepanovna. È vero, un tempo il prato del Bove è stato in contestazione, ma adesso tutti sanno che è mio. Le spiego. La nonna di mia zia diede questo prato in usufrutto gratuito per una durata illimitata ai contadini del nonno di suo papà, perché essi facevano i mattoni per lei. I contadini del nonno di suo papà ne hanno usufruito per oltre 40 anni e si sono abituati a considerarlo di loro proprietà. Ma quando c'è stata la legge di riforma... Le cose non stanno affatto così. Mio nonno e il mio bisnonno consideravano il prato del Bove loro proprietà, perché la nostra terra arrivava sino alla palude bruciata e quindi non c'è niente da discutere. Ma scusi, sai, è persino seccante. Le mostrerò i documenti, Natalia Stepanovna. No, lei sta scherzando, oppure vuole prendermi in giro. È fantastico. Possediamo questa terra da quasi 300 anni e un bel giorno ci vengono a dire che non è più nostra. Baba Selici, scusi tanto, ma mi rifiuto di credere alle mie orecchie. Non che mi importi di quel prato, sono 5 ettari e ben varranno sì o no 300 rubli. Ma quel che mi indigna è l'ingiustizia. E io l'ingiustizia non la posso soffrire. Mi ascolti, la scongiuro. Sì, ma non è così. Del nonno di suo papà, come ho già avuto l'onore di dirle, facevano i mattoni per la nonna di mia zia
La nonna di mia zia, per far loro cosa gradita, ha concesso... Nonna, nonna, zia, non ci capisco un accidente. Io so solo che il prato del Bove è nostro, punto e basta. No, signore, è mio. È nostro! Può parlare per due giorni, può permettersi anche 15 frati. Ma il prato del Bove è nostro, nostro e nostro. Quello che è suo, io non lo voglio. Ma quello che è mio me lo voglio tenere. E lei si arrabbia. Ma guarda, ma questo. Il prato del Bove, Natalia Stepanovna, non mi interessa. Ma è una questione di principio. Potrei benissimo regalarlo. Può regalarlo? Sono io che posso regalarlo a lei, perché è mio. Tutto ciò è perlomeno strano, Ivan Vasevich. L'abbiamo sempre creduto un buon vicino, anzi un amico. Lo scorso anno le abbiamo prestato la trebbiatrice, per cui noi siamo costretti a finire la trebbiatura a novembre. E adesso lei ci tratta da zingari? Mi regala la mia terra? Scusi tanto, ma tra vicini non ci si comporta così. Direi che questo è addirittura un affronto, se permette. Dunque, secondo lei, io sarei un usurpatore. Signorina, non mi sono mai appropriato delle terre altrui e non permetto a nessuno di rivolgermi simili accuse. Ah. Il prato del Bove è mio! Non è vero! È nostro! È mio! E non è vero! E glielo dimostrerò! Oggi stesso là manderò i miei uomini a falciarlo. Cosa? Oggi stesso là ci saranno i miei uomini! E io li caccerò a pedate. Cosa? Sì. Come osa? Il prato del Bove è mio, chiaro, mio! E non gridi, per favore! Può gridare di rabbia fin quando le basta la voce, ma a casa sua! Ma qui la prego di comportarsi in modo corretto. Signorina, se non fosse per questa atroce e terribile palpitazione di cuore, se il sangue non mi battesse alle tempie, parlerei con lei in modo diverso. Il prato del Bove è mio! È nostro! È mio! È nostro! È mio! Cosa c'è? Ma perché gridate? Ma papà, spiega a questo signore a chi appartiene il prato del Bove? A noi o a lui? Ma mi faccia il piacere, Stefan Stepanovich, come fa a essere vostro? Cerchi di ragionare almeno. La nonna di mia zia diede questo prato in usufrutto gratuito per una durata illimitata ai contadini di suo nonno. I contadini ne hanno usufruito per oltre 40 anni, si sono abituati a considerarlo di loro proprietà. Ma quando c'è stata la legge di riforma... Permetta, carissimo, lei dimentica dunque che i contadini non pagavano a sua nonna, eccetera, perché il prato allora era in contestazione e così via, mentre adesso non c'è un cane che non sappia, dunque, che è nostro. Vuol dire che lei non ha visto l'acqua. Io glielo dimostrerò. Non ci riuscirà, gioia bella? Io lo dimostrerò. Perché grida tanto, anima mia? Gridando dunque non dimostra niente. Quel che è suo non lo voglio e quel che è mio non ho intenzione di lasciarlo scappare. E perché poi? A questo punto, anima mia, se lei ha intenzione di contestare il prato, eccetera, io la regalo ai contadini piuttosto che a lei. Sicuro? Ma come si permette di regalare una proprietà altrui? Lascia a me giudicare se ho diritto o no. Dunque, giovanotto, non sono abituato a che si parli con me con questo tono, eccetera. Io, giovanotto, ho il doppio dei suoi anni e la prego di parlare con me senza eccitarsi, eccetera. No, no, lei mi vuol far passare per stupido e si prende il gioco di me. Dice che la mia terra è sua e poi vuole che io non perda la pari, la carta e parli con lei in tono normale. Non ci si comporta così tra buoni vicini. Lei non è un vicino, lei è un usurpatore. Cosa? Cosa ha detto? Papà, manda subito a facciare il prato, eh? Cosa ha detto invece, signore? Il prato del Bove è nostro! E io su questo non transigo. Nostro, nostro, e non cedo! Vi dimostrerò in tribunale che è mio. In